A 175 giorni dall'insediamento del governo tecnico guidato da Mario Monti, giunge oggi l'allarme di Banca Italia. Nel mese di marzo, infatti, i crediti alle imprese hanno subito un drammatico arresto e sono frenati anche i prestiti alle famiglie. Nella sua analisi dei bilanci bancari, oggi l'Istituto di Via Nazionale avverte che il tasso di crescita per le famiglie su base annuale si è attestato a marzo al 2,2%, quello dei prestiti alle società non finanziarie ha registrato invece un valore nullo. Per contro, però, a marzo il tasso di crescita delle sofferenze bancarie è diminuito al 14,6% rispetto al 16,6% del mese precedente. Sempre a marzo il tasso di crescita annuale dei depositi del settore privato è cresciuto al 2,4% rispetto allo 0,5% registrato a febbraio. Sempre oggi, infine, il Premier Mario Monti ha voluto ricordare che ha trascorso nella sua vita più di 10 anni alla Commissione europea, ma questi ultimi 6 mesi al governo gli sono parsi decisamente molto più lunghi.